premio Parete 2023 va a Giovanni Gorno Tempini. L'assegnazione è stata annunciata questa mattina dalla giornalista Lucia Annunziata. Nella vita, se ci si impegna, si arriva, si fa. Questo è il senso anche poi del tipo di profilo che scegliamo per il premiato ogni anno del premio Parete. Mio padre esortava i giovani a fare, diceva: se io sono uscito da Dachau, voi potrete arrivare dove vorrete. La caserma di Pescara, intitolata al vice brigadiere abruzzese Armando Parete, deportato durante la Seconda Guerra Mondiale nel campo di sterminio nazista di Dachau, ha visto presenti le rappresentanze istituzionali e i giovani studenti del liceo scientifico Galilei. Resilienza, essere fedeli ai valori dello Stato, e la forza con cui lui si è battuto per resistere alle prevaricazioni, resistere alle sofferenze dei campi di concentramento. Giovanni Gorno Tempini, il vincitore di quest'anno, dal 2020 è stato nominato membro del Comitato degli Esperti in Materia Economica e Sociale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Io credo che uno dei primi che sollevò il problema di figure come Pareto fu Ciampi, ve lo ricordate? Ci fu un incredibile cambio di lettura storica su quello che era successo dopo il 43. E, diciamo, gente come Parete ha fatto bene a lavorare tutta la sua vita sulla sua biografia. La cerimonia ufficiale di consegna si terrà nella stagione autunnale nell'Aula Magna dell'Università Bocconi di Milano. Tra i premiati delle passate edizioni, Guido Barilla, Alberto Bombassei, Giorgio Armani, Giovanni Tamburi e Vittorio Colao. Il presidente della Cassa Depositi e Prestiti, il dottor Tempini, è persona di altissimo profilo, di un ente con anche finalità pubbliche, per cui, diciamo, il premio Parete dà un riconoscimento importante a chi si occupa degli interessi dello Stato.